Liberi.tv, Reggio Calabria, 19 luglio, primo Pride calabrese. Siamo in compagnia di Marilena Borrelli, che è segretario della Camera del Lavoro di Catanzaro. Marilena, io voglio chiederti logicamente la motivazione perché sei qui oggi e poi soprattutto cosa rappresenta per la CGIL partecipare al Pride, visto che comunque sarà nel corteo e lo seguirà dall'inizio alla fine. Guarda, noi come CGIL, come vedi la maglietta, siamo qui per l'amore, cioè laddove c'è amore, laddove c'è una commissione con tutto, con le diversità e il modo di trovare di stare assieme, noi ci siamo come CGIL e quindi in questo momento noi rappresentiamo proprio la voglia di avere cura, rispetto per tutto ciò che è apparentemente diverso ma che sostanzialmente non lo è. Siamo tutti, insomma, siamo tutti così con... accomunati dall'amore, come c'è scritto nella maglietta. Siamo qui per l'amore, anche perché indipendentemente dall'appartenenza a etero, homo o... Quella è, diciamo, noi dobbiamo scrostarci di dosso questa mentalità, cioè l'importante è che io e te riusciamo a comunicare, possiamo avere diversità di opinioni, ma certamente la diversità di gusti e di tendenze non deve essere un elemento che ci divide, anzi. Ovviamente, dovrebbe arricchirci. Esatto, ho detto la parola giusta, dovrebbe arricchirci. Io credo che oggi ci saranno vari spunti di riflessione e soprattutto di arricchimento, anche perché insieme alla CGIL vedo molti altri gruppi. Di certo probabilmente la CGIL è l'unico sindacato al momento presente, non vedo altre bandiere in giro. Ti voglio chiedere un'ultima cosa: secondo te in Italia e in questo caso in Calabria l'affermazione di diritti come l'estensione del matrimonio civile a persone dello stesso sesso, comunque una tutela, pensi sia possibile? Dovrebbe essere possibile, cioè deve essere possibile, perché ecco, io ribadisco, dove c'è amore non ci deve essere differenza alcuna e quindi il fatto che la CGIL sia qui dimostra ancora una volta come sia un sindacato che oltre alle rivendicazioni vuole che ci sia una crescita proprio culturale, cioè non è solo, certo. Noi manifestiamo sì per la tutela del lavoro, dei diritti, ma soprattutto anche per questi diritti che rappresentano una crescita culturale, una crescita umana soprattutto. Anche perché diciamolo, tra i lavoratori di qualunque estrazione sociale ci sono sicuramente persone omosessuali, gay, lesbiche, transgender, che comunque contribuiscono alla crescita di questo paese. Sì, sì. Sì, io provengo dalla scuola e penso che proprio dalla scuola bisognerebbe iniziare a fare questo tipo di rieducazione, io dico, proprio di rispetto per le diversità. Perfetto, io ringrazio ancora Marilena Borrelli, presidente della Camera del segretaria, chiedo scusa, della Camera del Lavoro di Catanzaro per l'intervista e soprattutto auguro un buon Pride, primo Pride calabrese a Marilena. Grazie ancora. Grazie a tutti e godiamoci questo Gay Pride.